Salve a tutti e ben ritrovati. Siamo anche su YouTube, iscrivetevi al nostro canale e ricordatevi di attivare le notifiche per non perdere nessun aggiornamento. Il freddo non lascia la Puglia in questa prima parte della settimana, anzi nelle prossime ore dall'est Europa scenderà un nucleo ancora più freddo di quello che ci sta interessando in questi giorni e porterà addirittura fiocchi di neve verso le pianure. Intanto un miglioramento si affaccia a partire da metà settimana, prima di un nuovo peggioramento che ci interesserà nel prossimo fine settimana, ma andiamo con ordine e vediamo con l'aiuto della grafica quello che accadrà sulla nostra regione tra oggi e giovedì. Infatti la giornata di oggi sarà spiccatamente instabile, con alternanza di nubi, schiarite e piogge. Infatti, dopo un iniziale periodo soleggiato su gran parte della regione, proprio al primo mattino aumenteranno le nubi, soprattutto sulla Puglia centrale e settentrionale, dove si concentreranno i fenomeni tra tarda mattinata e pomeriggio. Piogge deboli per lo più e concentrate in questo lasso di tempo, variabile altrove, freddo ovunque, in ulteriore aumento nel corso delle ore serali e notturne, quando comincerà ad affluire aria ancora più fredda, che porterà proprio nel corso delle primissime ore di domani, quindi tra la notte di oggi e la mattinata di domani, dei fenomeni che arriveranno dal mare e che incontreranno quindi dapprima le zone costiere e poi quelle interne. Saranno fenomeni nevosi fino a quote bassissime, anche localmente in pianura. Guardiamo con ordine, partiamo dal Foggiano, dove la quota neve si attesterà intorno ai 100 metri, fioccate possibili quindi in città come Foggia, Cerignola, Andria, Canosa. Scendendo più giù vedete ancora possibilità di fioccate a quote molto basse sulla Puglia centrale. Sarà questa la zona più interessata dai fenomeni. Infatti avremo proprio durante la mattinata anche degli accumuli, specie sull'altopiano delle Murge, comunque dai 200-300 metri in su, ma anche in questa zona vedete i fiocchi si spingeranno fin verso le pianure nell'immediato entroterra, a pochissima distanza dalle coste. Mentre per quanto riguarda il Leccese avremo addensamenti variabili a tratti consistenti con piovaschi sparsi. Nel corso della giornata avremo un lieve aumento delle temperature, infatti nel pomeriggio rimarrà ancora instabile, con cielo in prevalenza nuvoloso, qualche piovasco sparso, ma la quota neve tenderà rapidamente a salire. Continuerà però a nevicare sull'altopiano delle Murge, sul subappennino e sul Gargano a partire dai 300-400 metri in su, ventilazione ancora moderata dai quadranti settentrionali. Ci avviamo poi da mercoledì 2 marzo a vivere un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, schiarite anche ampie sulla Puglia centrale e soprattutto su quella meridionale, qualche addensamento più consistente invece tra Foggiano e Nord Varese, dove ancora saranno possibili dei piovaschi. Temperature in lieve aumento, massime che torneranno oltre 10 gradi ovunque. Al mattino farà ancora freddo, soprattutto sulle zone interne. Chiudiamo infine con giovedì 3 marzo, avremo un ulteriore lieve miglioramento, variabile il cielo tra sereno ed il poco nuvoloso su tutta la nostra regione, ancora freddo con temperature che però segneranno un aumento nei valori massimi, torneremo nuovamente intorno ai 12-14 gradi. Al primo mattino invece saranno possibili gelate, soprattutto sulle zone interne più lontane dal mare. Per ora è tutto, io vi aspetto venerdì per tutti gli aggiornamenti del fine settimana. Grazie per l'attenzione, arrivederci.